Ciao a tutti e bentornati sul canale del Ciclista Anonimo, sempre su Tour de France 2020, per continuare la serie sul Pro Team. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi di registrazione e abbiamo dimenticato, abbiamo perso la registrazione della quarta tappa, ed è un vero peccato perché abbiamo vinto la quarta tappa in maniera incredibile con Lennard Kamna che, come vedete, era in super condizione, e Powels quarto. Abbiamo stravinto questa quarta tappa in salita e sinceramente non me l'aspettavo, perché abbiamo staccato Benoit, Sosa e tanti altri corridori, tra cui Conrad, che è andato in crisi. Ma purtroppo abbiamo perso proprio forse una delle tappe più belle di questo Pro Team, insieme a quelle vinte da Gasparotto. Quindi abbiamo vinto tre corse già in questa prima stagione. Vi faccio vedere la classifica generale. Abbiamo 32 secondi di vantaggio su Sosa con Kamna, siamo in testa alla maglia Pua con Powels, e ovviamente in testa alla maglia bianca, sempre con pochi secondi di vantaggio su Sosa, e in testa alla classifica della combattività con Serge Powels. Per quanto riguarda la classifica Pro Cycling, siamo vicini alla NTT, quindi potremmo guadagnare una posizione, forse anche due o tre, se riuscissimo a vincere la corsa, la classifica generale di questo Open Tour. Andiamo a giocare l'ultima tappa, dove dobbiamo assolutamente difendere la maglia gialla con Lennard Kamna. Allora, la tappa è di soli 110 km ed è abbastanza impegnativa, soprattutto nel finale. Favoriti Conrad, Tish Benoit e Richie Port, che non sta andando un granché bene. Richie Port, che in questo gioco è stato molto sottovalutato. Allora, Kamna in ottima condizione, così come Powels e anche Gasparotto, ma noi mandiamo in fuga Powels per due obiettivi: la classifica della combattività e ovviamente la maglia Pua, che dobbiamo difendere, anche se abbiamo tantissimi punti di vantaggio sugli altri corridori. Se riuscissimo a vincere maglia gialla, maglia bianca, maglia Pua, classifica combattività, andremo a fare tantissimi punti. Gasparotto, che se tiene sulla salita finale può vincere in volata, anche se non è facile. Dunque proviamo ad andare in fuga con Serge Powels, mentre Guglielmi protegge ovviamente Lennard Kamna, che però non è in super condizione oggi, è in discreta condizione. Ok, abbiamo questi altri quattro corridori con noi nella fuga, che però ci scattano. Non ne capisco il motivo. Tanti corridori che vogliono andare in fuga in questa tappa. Oggi dobbiamo stare attenti, ma non sembra esserci nessuno pericoloso per la classifica generale in questa fuga, quindi va benissimo così. Proviamo a collaborare con gli avversari. Siamo vicini allo sprint intermedio con la fuga, che è riuscita a prendere un po' di margine, ma purtroppo ci sono Tim Wellens e il nuovo Zakarin che ci inseguono, e questo fa comunque tirare purtroppo il gruppo. Sprint intermedio che è stato appena fatto, abbiamo pochissime energie. Allora, siamo sul Côte de Sauveterre. La situazione è la seguente: siamo davanti in fuga con Powers insieme a Serri e Neylands. Problema che il gruppo è solo 39 secondi dietro, quindi non so se ci sono effettive speranze per questa fuga di farcela. Infatti Powels non ce la fa più. Io a questo punto prenderei il controllo di Lennard Kamna e direi a Powels di seguire senza affaticarsi troppo. Ha sprecato tantissime energie Sergio Powers in questa azione.
Allora, siamo a due punti solo dallo scodinamento, non c'è nessuna fuga davanti. Io, arrivato a questo punto, proverei a prendere i punticini con Kamna per difendere la maglia qua. Quindi vinciamo a questo punto la maglia qua con Leonard Kamna, sempre se ci fanno prendere questi punticini. Questo è tutto da vedere, perché secondo nella classifica scalatoria è appunto il nostro Leonard Kamna. Quindi magari difendiamo in questo modo questa classifica, vincendola con Kamna. Siamo a 1 chilometro dallo scollinamento di questa salita. La UAE Emirates fa il ritmo, non so se per Aru, ma no, credo che sia un altro UAE, quello disegnato a fare la classifica, ovvero Davide Formola. Parte Tonisa e Penn, e proviamo a rispondergli con Kamna. Ma non è un attacco, è semplicemente un modo per prendere i punti della classifica scalatori. Ecco, ne prendiamo 8. Gallo Penn, che ha fatto lo sprint nella classifica scalatori, aveva 15 punti, ce ne recupera solo 2 con Kamna, quindi direi che è abbastanza tranquilla la situazione. Ok, siamo a 12 km dalla conclusione. C'è un Vito Gasparotto che ci sta proteggendo, ci sta pilotando nelle prime posizioni del gruppo, ma adesso iniziano queste due salite durissime, una dietro l'altra, anzi questa non è tanto dura, che è di seconda categoria, che vengono prese a velocità, ad andatura folle dal gruppo, e noi siamo purtroppo un pochino dietro, non proprio davanti, anzi ci stanno superando, è incredibile. Questo è un po' un problema, perché se si piantano corridori davanti a noi, questo è un problema. Purtroppo non eravamo proprio messi indietrissimo, ma è stata presa talmente forte questa salita che abbiamo perso posizione. Vedete, è stata presa a tutta questa salita, e rimontare non sarà assolutamente facile. Mancano 10 km, ma sono un bel po' di salita. Attacca bene Hermans, ma non sono corridori di classifica, quindi non è pericolosa come cosa. Noi stiamo un po' alla ruota di Formula, anzi dobbiamo cercare di trovare dov'è Ivan Ramiro Sosa della Ineos, perché ovviamente è lui il nostro principale avversario per questa classifica. Eccolo, Sosa è quello con la maglia bianca, maglia bianca che ovviamente è nostra, ma la indossa Sosa, perché ovviamente non possiamo indossare due maglie, quindi la indossa il secondo di quella classifica. Quindi noi stiamo alla ruota di Sosa, marchiamolo per bene. Davanti ci sono in fuga Hermans e un altro, ma non sono pericolosi per quanto riguarda la classifica generale. Io direi di prendere il gel blu, perché tanto oramai siamo alla fine della corsa. Direi di dare il gel blu anche a Gasparotto. Guglielmi forse dovevamo darglielo un po' prima, che si è staccate, a Craddock, che sono ancora qui con noi. Questo Luke Carty si è... mamma mia che rabbia quando si piantano i corridori davanti, si è piantato davanti proprio il nostro Gasparotto, e non stiamo recuperando energie perché ci si sono piantati davanti. Abbiamo perso anche Sosa. Adesso c'è questa curva a sinistra dove perdiamo altre posizioni, è incredibile le posizioni che stanno perdendo in questo finale, è incredibile. Adesso facciamo bene questa curva, lo strappo qui è durissimo, dobbiamo risalire posizioni. Se ci si pianta qualcuno davanti alla fine, ecco che partono i corridori, è partito Patrick Conrad. Non vediamo Sosa, ma dobbiamo però andargli dietro ovviamente. Tutti questi corridori. Ecco Gasparotto che finalmente arriva e ci protegge e si ferma. No Gaspa, devi andare al 100%. Quindi ci facciamo fare l'andatura da Enrico Gasparotto su questa salita, perché Sosa è ancora qui nel gruppo con noi. Mamma mia, uno strappo durissimo questo cot della Kroenev. Cerchiamo di sfruttare un po' il lavoro di Enrico Gasparotto, che deve prendere anche il gel rosso, così come Lawson Craddock. Qui Gasparotto ci sta dando una grossa mano, perché ci permette di rifiatare alla sua ruota e ci fa l'andatura in salita.
Arriva Vlasov che prova a spostarci letteralmente di ruota. Non vediamo Sosa e questo è un problema. Ok, dobbiamo andare per fatti nostri perché sennò qui restiamo intruppati. Davanti stanno prendendo un bel vantaggio, dovevamo seguirli subito con Kamna. Questo strappo che è brutale. Ok, Gasparotto persevera senza limiti. Diamo il gel rosso anche all'Oson Craddock. Diamo un po' di gel rosso anche a Leonard Kamna, che ci stiamo avvicinando a 2 km dalla conclusione. So se è comunque qui nelle prime posizioni. Watch out! You'll soon have no more energy for an attack. 30 seconds lead for the race. C'è questa fase dello scollinamento, tratto in leggera discesa, dove cerchiamo di recuperare un pochino di energie. Poi c'è questa curva a sinistra che noi facciamo per bene, quest'altra curva a destra che facciamo per bene, e c'è la volata per lo sprint finale. Dove dobbiamo cercare di non farci chiudere perché Sosa ci supera nello sprint finale, ma siamo arrivati con lui, dovremmo aver vinto quest'Open Tour e dovremmo essere riusciti a difenderci, perché non penso che davanti c'era gente che ci ha dato più di 50 secondi. Vediamo. Non è stato facile difendersi su questo strappo brutale. Ma questo è il replay del finale, ovviamente. He is all smiles as he climbs onto the podium. Applaud him. Here is today's stage winner. Conrad della Bonus Group ha vinto 2 tappe e non è andato in crisi la tappa scorsa. Cosa vuol dire abbastanza strano quello che è successo, perché è andato in crisi. Vinciamo l'Open Tour con Leonard Kamna e questo è un risultato incredibile. Maglia verde che va a Kristoff, la porta della Cofidis. Vinciamo anche la classifica scalatori, sempre con Kamna, quindi un tris di Kamna, perché vince anche la classifica giovani di questo Open Tour. 3 maglie su 4, tutte vinte da Kamna. Invece la classifica combattività dovrebbe essere vinta da Powels. Comunque è stato un successo questa prima stagione, a difficoltà campione abbiamo giocato, abbiamo vinto 3 corse, 3 tappe e 2 corse, perché abbiamo vinto anche la classifica generale della Braids Cup con Enrico Gasparotto, e adesso vinciamo la classifica generale dell'Open Tour. Abbiamo vinto 2 delle 3 corse dove siamo stati invitati. Dunque, vediamo la classifica generale. Kamna davanti e Sosa resta tutto invariato, solo Conrad si è avvicinato, che inspiegabilmente è andato in crisi nella tappa scorsa e non riesco a spiegarmi la ragione, ma meglio così per noi. Vinciamo la maglia Pois davanti a Powels. Maglia verde, ci piazziamo 12esimi con Albersen, con Powels terzi, però buono, quasi quasi avevamo vinto anche la maglia verde. Vinciamo la classifica giovani, classifica squadre ci piazziamo solo 8esimi, ma vinciamo la classifica combattività. Vediamo come si evolve la classifica pro cycling. Nella classifica individuale Kamna riesce a entrare nella top 50 in 49esima posizione, e nella classifica pro cycling guadagniamo ben 2 posizioni, ci piazziamo 22esimi. Ci mettiamo dietro l'Alpecin Phoenix, addirittura l'NTT, che è una squadra World Tour. Solo venendo invitati a 3 corse, quindi ci mettiamo dietro Alpecin Phoenix, NTT, Circus Wonti, Bingo 8WB e Nippo Delco. Per poco non passavamo anche la B&B Hotels. Direi che come prima stagione è ottima e credo che questo risultato ci basti per essere invitati all'Euro Tour la prossima stagione. Non so se con questo piazzamento saremo invitati anche al Tour de France, vedremo nell'inizio della seconda stagione. Quindi il video termina qui, finisce questa prima stagione del Pro Team, vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale per continuare questa serie sul Pro Team. Ciao a tutti!